Ciao a tutti ragazzi, oggi ho deciso di proporvi una difesa contro D4, e si tratta della difesa ninja indiana che è caratterizzata dalle mosse D4, cavallo F6, C4, E6, cavallo C3, alfiere B4. Questa viene chiamata difesa ninja indiana, prende il nome da Ninzovic, e ha lo scopo di controllare il centro con i pezzi anziché con i pedoni. Vediamola di nuovo dalla prima mossa. D4, il bianco controlla la casa E5 e C5, noi sviluppiamo un pezzo, il cavallo, e controlliamo il centro con il cavallo, quindi controlliamo ben due case, la casa E4 e la casa D5. Il bianco con C4 controlla la casa D5, noi E6 sempre controlliamo la casa D5, cavallo C3 per controllare la casa D5 e E4. Ora il bianco si propone di spingere in E4, ma noi lo impediamo con alfiere B4, quindi non è possibile per il bianco spingere in E4, altrimenti noi mangeremo il pedone in E4 e il bianco non può cavallo inchiodato. Ok, oggi vediamo la variante dei tre cavalli, che è questa con cavallo F3, e ci sono molte altre mosse possibili, ma magari farò altri video. Oggi vediamo questa, cavallo F3. Qui ci sono diverse mosse, quella che gioco io è C5. C5 per controllare il centro e mettere subito pressione al bianco, che deve scegliere cosa giocare. Qui la mossa migliore per il bianco è giocare G3 per sviluppare il suo alfiere in fianchetto. Per il nero la mossa migliore è prendere il pedone centrale del bianco in D4 e il bianco ricattura di cavallo. Vedete? Ora il nero ha già l'arrocco, può già arroccare, mentre il bianco ancora deve sviluppare l'alfiere in G2 e poi arroccare. Quindi noi con questa difesa, con il nero, abbiamo lo scopo di sviluppare velocemente i nostri pezzi. Dunque, dopo cavallo per D4, noi possiamo giocare cavallo E4. Quindi puntiamo due volte sul cavallo C3, che il bianco dovrà difendere, e qui ci sono due mosse possibili. La migliore è donna D3. Comunque ci sono altre mosse, tipo donna C2. Donna C2 è una mossa un po' inferiore, ma comunque la vediamo. Donna C2, che protegge il cavallo e attacca il cavallo in E4. Allora noi a questa rispondiamo con donna A5, mettiamo pressione al cavallo in C3, e se per esempio il bianco dovesse giocare cavallo B3 per farci spostare la donna, chiaramente questa è una mossa sbagliata e vedete ora perché. Abbiamo donna F5, minacciamo di prendere in F2, e dopo che il bianco difende in F2, per esempio con l'alfiere, alfiere E3, noi abbiamo questa mossa qui. Cavallo mangia C3 e offriamo lo scambio delle donne, vedete? Quindi il bianco è costretto a mangiare. Però abbiamo questa simpatica mossa, cavallo E4 scacco.
sacco di alfiere, vedete? E dopo alfiere D2, alfiere mangia, cavallo mangia, pedone mangia. Arrivati a questa posizione abbiamo posizione vinta, abbiamo un pezzo in più, un pezzo netto in più. Quindi quella donna C2, donna A5, non va bene cavallo B3, abbiamo detto, ma potrebbe giocare alfiere G2. Alfiere G2 è migliore, attacca il cavallo in E4 e sviluppa un pezzo e il bianco si prepara ad arroccare. Allora noi mangiamo in C3, prendiamo in C3 e dopo arrocco. Il bianco decide di arroccare, tanto questo cavallo non può essere salvato. Per esempio, se proviamo a salvarlo questo cavallo, per, non so, facciamo per esempio cavallo A4, il bianco ha A3, attacca l'alfiere, dopo che l'alfiere torna indietro tipo in E7, il bianco minaccia, viene con il cavallo in B5 e minaccia di venire in B7. Noi per esempio, non so, per esempio cavallo A6 per impedire al cavallo di venire in C7, il bianco ha questa mossa qui, B4, e una volta spostata la donna tipo in B6 o D8, donna mangia cavallo e il bianco sta chiaramente meglio. Quindi noi dopo arrocco del bianco dobbiamo giocare cavallo C6, perché questo cavallo non può essere salvato, altrimenti il bianco va a stare meglio alla coppia degli alfieri, e se spinge quei pedoni non è cosa buona. Invece noi così doppiamo i pedoni del bianco, vedete, due pedoni doppiati come sapete non sono molto forti. Poi mangiamo di alfiere e abbiamo un pedone in più ora, e dopo per esempio cavallo B3 abbiamo cavallo D4, attacchiamo la donna, cavallo mangia D4. Ora qui la mossa migliore è alfiere per D4, altrimenti se per esempio mangiamo la torre, prendiamo la torre, il bianco ha questa mossa qui, cavallo B3. Cavallo B3 attacca contemporaneamente la donna più l'alfiere, quindi siamo costretti a spostare la donna, per esempio donna A4, cavallo mangia A1 l'alfiere, donna mangia, cavallo mangia e il bianco ha alfiere più cavallo per una torre. Come voi sapete, i due pezzi leggeri per la torre sono meglio, i due pezzi leggeri, quindi il bianco qui è in vantaggio. Allora niente, quindi noi dopo cavallo per D4 mangiamo il cavallo, prendiamo il cavallo e il bianco ora sviluppa il suo alfiere, noi prendiamo. Qui più o meno il gioco è pari, però vedete la struttura pedonale del nero è perfetta, non ci sono debolezze. Il bianco ha questo pedone qui che è isolato, il pedone in A isolato. Come sapete, meno isole ci sono e meglio è. Vedete, il nero ha due isole, una da A7 a B6, l'altra da H7 a D7, mentre il bianco ha tre isole, ha questi quattro pedoni qui, poi ha il pedone in C4 e il pedone in A2. Ok, arrocco, torre B1 e ora donna C7, qui partita da giocare, siamo pari ma comunque è tutta da giocare. Vi faccio notare che non è possibile prendere in B7 con l'alfiere, altrimenti segue torre B8, per esempio alfiere mangia B7, torre B8 e
il bianco perde un pezzo, quindi non è possibile fare questa manovra. Allora ritorniamo indietro, abbiamo detto alla settima mossa invece di donna d3 abbiamo visto donna c2, ora vediamo donna d3, che è la mossa migliore. Noi a donna d3 rispondiamo con alfiere per c3, sempre con lo scopo di doppiare i pedoni. Vedete? Sempre con lo scopo di doppiare i pedoni. Dopo pedone mangia abbiamo questa mossa, cavallo c5, che attacchiamo la regina. Quindi il bianco è costretto a muoverla, per esempio in e3, e noi giochiamo b6 con lo scopo di giocare alfiere b7 e quindi sviluppare il nostro alfiere in c8, visto che non è possibile farlo per esempio in questa diagonale, noi lo mettiamo in fianchetto. Il bianco continua il suo sviluppo, alfiere g2, noi alfiere b7, e dopo lo scambio degli alfieri il bianco prova a venire con l'alfiere in a3. Alfiere a3 impedisce l'arrocco al nero. Noi abbiamo alfiere cavallo a6, sviluppiamo il nostro ultimo pezzo, vedete ora abbiamo tutti i pezzi sviluppati e siamo pronti a venire in c5, questa è una bella casa per i nostri cavalli, però sta al bianco ora e ha due mosse. Una mossa è cavallo f5, perché vedete non è possibile prendere il cavallo. Allora noi giochiamo donna f6, ora possiamo prendere il cavallo con la donna, ma il bianco lo sposta, ci dà stacco, noi cambiamo e il bianco posiziona questo alfiere in d6. Questo è un buonissimo alfiere in d6, vedete? Non permette al nero di arroccare, ops, non permette al nero di arroccare, e questo alfiere non lo sta attaccando nessun pezzo nero. Allora qui come procediamo? Torre c8, portiamo la torre in una colonna semiaperta e minacciamo di prendere in c4 e magari poi in c3. Il bianco decide di arroccare e noi qui la mossa migliore è cavallo c5. Centralizziamo il nostro cavallo, visto che come sapete il cavallo se sta sulle case laterali non è molto buono, ma è molto forte se arriva al centro. Il cavallo in centro controlla 8 case, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 case. Tutte case bianche. Cavallo su casa scura controlla case bianche. Cavallo su casa bianca controlla case scure. Ok. Torre B1. Mette la torre su una colonna semiaperta e difende il suo alfiere. Noi allora attacchiamo l'alfiere in d6 e siamo pronti a cambiarlo, visto che questo è un pezzo molto forte. Qui comunque la posizione è pari, visto che il bianco non ha modo di attaccare il re nero. E lo stesso il re bianco è al sicuro. Siamo con i pezzi, siamo pari, il bianco ha questi due pedoni doppiati, a due pedoni doppiati, però all'alfiere. Ok, allora il bianco decide di salvare il suo alfiere, lo tira indietro in e5, attacca la donna si sposta in g6, e dopo donna f3 che attacca il cavallo, noi abbiamo cavallo d8, il bianco ritorna con l'alfiere in d6 per non permetterci di arroccare. Noi a questo punto giochiamo h5 con l'idea di giocare h4, aprire la diagonale, sì, aprire la colonna e magari donna
H7 e cercare di dare matto. Quindi bianco spinge in C5, cerca di farsi sdoppiare i pedoni. Noi proseguiamo con il nostro piano H4, il bianco mangia, noi mangiamo, vedete siamo sempre pari, non stiamo rischiando niente, siamo molto solidi. Ora il nostro obiettivo è aprire la colonna, tipo il bianco decide di attaccare il pedone in B6 che è debole, noi difendiamo il nostro pedone e attacchiamo contemporaneamente l'alfiere, e dopo alfiere E6 E5, scusate, alfiere E5, giochiamo torre C5 sempre per attaccare l'alfiere. Dopo per esempio alfiere F4, prendiamo in F4 e qui ci sono diverse mosse. La migliore è prendere con la donna, se invece si prova a prendere con il pedone in H, abbiamo la mossa donna H7 e vedete due pezzi doppiati su una colonna più la torre che può venire in H6, il bianco rischia. Per esempio il bianco può giocare G4, possiamo prendere questo pedone qui, pedone in C3 e la donna non può mangiare altrimenti segue scacco matto, quindi il nero va a stare in vantaggio. Allora il nero qui, il bianco qui deve prendere di regina, ok, e noi cambiamo e saliamo e spingiamo il nostro pedone, così non è più possibile prenderlo con la torre bianca. Niente, qui la posizione è pari, noi possiamo sempre cercare di venire con la torre in H5, oppure possiamo prendere il pedone in B3, posizione pari, tutta da giocare. Quindi tornando a questa posizione, ora abbiamo visto cavallo F5, qui vediamo invece cavallo B5. Cavallo B5 è la mossa più giocata, che minaccia sempre di venire in D6, vedete? Dopo cavallo C5, alfiere mangia, in tal modo il cavallo può venire in D6 alla prossima mossa. Noi prendiamo di pedone qui, e dopo arrocco, torre D1 su colonna semiaperta, noi scacciamo via questo cavallo dalla casa B5, cavallo D6, giusto? Prendiamo e qui possiamo giocare questa mossa donna A5, che vedete se la torre mangia in B7 noi prendiamo in A2 e avremo questo pedone libero, potremmo iniziare a spingere il pedone, quindi il bianco difende A2 e attacca B7 con due pezzi, noi difendiamo con la torre. Sempre lo stesso discorso, se il bianco mangia noi cambiamo la torre, se il bianco mangia noi cambiamo la torre, dopo donna mangia possiamo prendere in A2, vedete A2 la donna torna indietro per difendere il pedone in C4 e noi iniziamo a spingere il nostro pedone. Anche qui a gioco corretto è pari, ma comunque il nero ha un gioco più facile. Vedete? Il bianco sviluppa il pezzo, il nero ha una casa di fuga ora con la spinta in H5.
Ora vedete questa mossa qui, A3. Non è possibile prendere in C5, vediamo perché. Torre mangia C5, il bianco pensa, ho guadagnato un pedone. Eh no, donna a uno scacco, re G2, B2, stiamo per andare a donna. Qui il bianco non ha più mosse. Che ne so, per esempio, può venire in A5. Noi abbiamo donna B1 e offriamo lo scambio di donna più andiamo a donna in A1, quindi non è possibile fermarla. Bisogna sempre fare attenzione, allora. Quindi la mossa qui, la migliore, non è prendere in C5, perché come avete visto si perde il finale, ma è spostare D. Sposta il re, quindi non c'è più scacco di donna e noi difendiamo il nostro pedone. Il bianco gioca H4, torre C8. Ora difendiamo il pedone qui perché il re si è spostato in G2. Comunque ora è pari, la partita è pari salvo errori strani. Al gioco corretto è pari, poi la posizione è sempre difficile da giocare, però a gioco corretto è pari. Bene, allora veniamo qui, torre A7, abbiamo visto torre mangia A7, vediamo invece la mossa migliore, donna B2, controlla una colonna aperta. Donna B2, noi giochiamo donna A4, minacciamo di prendere in C4. E qui la posizione è pari, un finale è tutto da giocare. Se siete bravi in finale, se siete più bravi del vostro avversario in finale lo vincete. Se invece è più bravo lui, probabilmente vince lui, oppure potreste anche pattare la posizione. Questa era la variante dei tre cavalli, ragazzi. Quindi spero vi sia piaciuta questa prima video lezione che provo a fare e spero di essere stato abbastanza chiaro, insomma. Grazie a voi per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.